Samuel Abreschi, 48 anni, attivista dei comitati diritti e beni comuni e obiettivo periferia, è la candidata sindaco di Pistoia per Onda Etica. Per l'annuncio della sua candidatura ha scelto il parco di Torbecchia, la frazione in cui abita, realizzato proprio dai comitati di cui fa parte, che adesso se ne prendono cura e lo mantengono funzionale e fruibile da tutti in sicurezza. Noi siamo un gruppo di cittadini che da anni lottano sul territorio per la difesa dei diritti e dei beni comuni, quei diritti e quei beni comuni che sono stati completamente dimenticati dalla politica e dai partiti, e noi vogliamo appunto riportare l'attenzione su quello che è veramente l'importanza dei diritti e dei beni comuni. Come si muoverà? Quali sono i punti principali del suo programma? I punti principali rispecchiano soprattutto il lavoro sul territorio che è stato fatto in tutti questi anni, dall'acqua, dall'acqua pubblica, il referendum che è stato completamente disatteso, al fatto del territorio, l'ambiente, le periferie completamente abbandonate, la scuola, la sanità territoriale che è stata, con questo problema della pandemia, è stata completamente lasciata andare sui territori e le persone sono state lasciate completamente sole. Il lavoro. E Onda Etica com'è nata? Onda Etica è nata dal gruppo di tutte queste persone e da un'onda che deve assolutamente ribaltare il sistema. Noi non facciamo promesse perché le promesse abbiamo visto a cosa hanno portato, noi abbiamo degli obiettivi e sicuramente ce la metteremo tutta per cercare di portarli in fondo.